Come state? Benvenuti in questo nuovo video. Prima di andare avanti con il video, volevo salutare la personcina che ha commentato di più nello scorso video ed è William. Ti mando un bacione enormissimo. Se volete essere salutati anche voi nel prossimo video, basta che commentate il più che potete sotto questo. Allora, oggi è sabato, quindi in teoria, anche se non volevo, andiamo da mia mamma. Non volevo perché da mia mamma si mangia sempre. Da mia mamma si mangia sempre. Mia nonna cucina delle robe troppo squisite, cioè veramente troppo, troppo, troppo. E io mi sento uno schifo ogni volta che mangio così tanto. E però mia mamma ha detto che in pratica nella chiesa di mia mamma ogni primo sabato, no, ogni prima domenica del mese si fa digiuno per 24 ore. E quindi in teoria oggi dovrebbero digiunare, oggi è sabato, quindi lo iniziano oggi verso dopo pranzo e poi lo finiscono domani a pranzo, quindi in teoria non dovrebbero mangiare tantissimo. E allora mi hanno convinta, mi hanno detto dai, non mangiamo, non mangiamo, e quindi ho detto va bene, possiamo andare. Quindi dobbiamo andare a Punta Rimini, devo preparare tutto quanto, i borsoni e tutto quanto, quindi iniziamo do it, proprio do it. Poi rispondo alla domanda di una di voi che mi aveva fatto nello scorso video, che mi aveva chiesto ma perché non ti trasferisci a Rimini, che c'hai la tua famiglia e tutto quanto. E ragazzi, non è per niente, per niente, per niente facile trovare casa. Già qui a Misano ci sono voluti 2 anni per trovare questa casa qui, a Rimini è impossibile, letteralmente impossibile, non si trova. E due, io ho i mobili in questa casa, io ho fatto un mutuo e finisco di pagarli tra, mi mancano ancora 2 o 3 anni per finire di pagarli, quindi non è che posso andare in un'altra casa, cioè non mi ci stanno proprio tutti questi mobili perché sono fatti apposta per questa casa, specialmente la cucina che è stata la cosa che ho pagato di più in assoluto, è fatta proprio su misura per quel posticino lì. E lì Mac, guarda. E quindi per quello non posso trasferirmi. Uno, non si trova a casa, due, devo finire di pagare quelle cose. Quindi niente, rimarremo qua almeno fino a quando Mati non andrà in prima elementare. E basta, adesso vado a prepararmi. Hai preso Mac macchinina? L'hai dato al fratellino? Bravissimo, Mati. Io ho iniziato a vestirmi, ho visto che domani ci sono 27 gradi, allora ho preso un pochino di cose delle cose dell'estate. Ma ragazze, non so come spiegarvi. Allora, aspettate, facciamo così. Non so quante taglie sono, ma questi li avevo comprati l'anno scorso proprio quando avevo iniziato la dieta, che avevo perso tipo 5 kg. È tantissimo, aspettate che qua ci sono i miei demoni che litigano. Vediamo un po' se riesco. Cioè, guardate quanto cavolo mi sangra. Aiuto, che bello. Vabbè, comunque ho preso dei vestiti per loro anche. E cioè, volevo dire, ho preso dei vestiti per loro. Cosa c'è, amore? Adesso ti prendo saetta, ok? Però dicevo più caldini perché è caldissimo. Oggi ci sono 25 gradi, ma domani ce ne saranno 27. Tra l'altro devono venire anche a tagliarmi il prato, ma qui nessuno si muove. E niente, dopo non so se andare così o se mettermi altri pantaloncini. Questi me li metto domani, non so. Che figata, che figata! Ok, basta. Matti è pronto, gli ho messo questi pantaloncini, questa magliettina perché è veramente caldissimo. Dopo, quando usciamo, mettiamo le scarpine. Ora mi manca il cinesino. Qua il cinesino, adesso gli vado a prendere le calze e dopo sono pronti. E alla fine li ho cambiati per questi pantaloncini qua che cioè, mi stanno un po' larghi da questa parte, però non importa. Però dopo mi sta, cioè non mi stringe, non, cioè non mi stringe, non mi può stringere. Però dai, questi qui mi stanno bene, a parte un pochino largo in questa parte, tutto ok. Adesso mi faccio una passata di piastra, i bimbi sono pronti, qui c'è Mati e qua c'è Dylan e devo prendere alcuni vestiti lì per domani e devo fare i borsoni, poi possiamo andare. Alla fine mi sono cambiata e ho messo questi pantaloncini jeans con questa magliettina e Levi's. E devo ancora sistemare tutto quanto e devo truccarmi un pochettino. E sto caricando le cose, tra l'altro questo cosino della macchina mi si è rotto. Adesso non mi sta più su così, però va bene, dettagli. Questo lo devo tenere davanti perché ci sono i documenti, se mi dovesse fermare la polizia. E alla fine, oh, oddio, guardate quei due, come scendono le scale insieme. Oh, che topini. Piano, piano. Sono stupendi, mamma mia.
È difficile, eh? Ma sono la roba più bella del mondo. Guardate, sono stupendo. Ehi ragazzi, siamo in macchina, fa caldissimo. Quanti gradi ci saranno? Oddio, la macchina al momento non lo dice, ma secondo me è già estate qua. E ho caricato i pupi, ecco qua Mati, ecco qua Dylan. Alla fine ho messo le Vans a Mati, perché io impazzisco per le Vans, pensavo che le avesse il suo papà. Invece no, ce le voglio. E niente, adesso andiamo subito da mia mamma. Ci sono 30 gradi, 30! 30 gradi, ma come... Ok, siamo arrivati a casa di mia mamma, il cinesino dorme, qui c'è Mati che ha appena tolta la cintura e ora non vedo la macchina di mia mamma, non so se è a casa, devo chiamarla. Ok, ho preso anche il cino che si stava addormentando, adesso è qui in braccio e adesso andiamo su che mia mamma sta facendo la spesa alla Conad. Ok, siamo arrivati, volevo aiutare questa bestucciola ma vuole salire da sola le scale. L'ho abituato così perché sennò a portare anche lui, li ho abituati entrambi che devono salire da soli a scale, questo quattro piani in braccio. Mamma! Morirei. Amore, la Sele è a casa sua, oggi non viene. Mamma! Giochiamo noi. Mamma! È arrivato il nonno che mangia male. Continua. La mia Barbie, continua. Che mia mamma è diventata una Barbie ormai. La nonna. Ecco, mangiamo l'insalatona oggi, qui c'è il cino e Mati ha deciso di mangiare le fragoline oggi per pranzo, eccolo qua. A dieta anche lui. Sono buone Mati? Sì. Ti piacciono le fragoline? Sì. Super. Guardate il cino che sta mettendo la pappa, l'ho spogliato tutto così non sporca le robe. Buona? Sì, sì. Ai, che bello che sei Ila. Noi mangiamo l'insalatona, guardate qua che buona. Beh, che sta la dieta non è malo. Ho dovuto cambiare Mati perché dovevo fare la cacca. Però gli c'è anche la pipì, aveva il pipino in su, non in giù, e allora si è bagnato. E qua c'è Dido, hanno trovato i palloncini e stanno giocando e tra un po' andiamo a fare un giro in spiaggia. Siamo pronti, stiamo per partire e stiamo andando in spiaggia. Non so dove andremo, però andremo in spiaggia. E qui c'è Dylan, qui c'è Mati, qui c'è mia mamma. E qua c'è la Kiki che sta mettendo le scarpe e partiamo ragazzi. Siamo scesi, ecco qua il cino, ecco qua Mati. Vorrei togliere le giacche ad entrambi ma non vogliono, ma fa un caldo. Io infatti non ho, io la giacca non ce l'ho perché fa caldissimo. Vorrei degli occhiali, ma non li posso usare. Ho rubato una roba da mio padre che è freddissimo. Prima dove in macchina. Andiamo al mare, non vuoi andare al mare? No. No, non più. Arrivati ragazze, primo giorno al mare. Ovviamente non faranno il bagno, però è caldissimo. Quindi andiamo a fare una bella giornata in spiaggia, ecco oggi. Andiamo al mare, vuoi andare al mare? Sì! Evviva! Evviva la Barbie! Eccoci qua! Oi, oi, oi! Aspetta! Vieni qua il ciuccio! Che se no me lo sporca tutto! Andiamo, andiamo di là, forza! Amore, ma ti si sporca tutto di sabbia dopo! Dopo fa schifo il ciuccio! Eccoci qua! La prima volta in spiaggia del 2024! Vuoi andare a toccare l'acqua? Ma è fredda, eh? È freddissima! È fredda l'acqua, Mati, però. Vuoi andare a attaccarla? Sì. Dai, prova. Solo coi piedi, eh? Vai! Ah, madonna, che male. Vai. Toccala un pochino. Forza, vai più avanti. Ancora. Ancora. Oh! Hai visto? È fredda? Sì. Vuoi toccarla anche tu? Dai, vieni. Manina. Non vuoi? Mattia si bagna tutto. Non vuoi?
Vuoi toccarlo anche tu, Dylan? Sì. Vuoi venire? Non vuole. No, non vuole, fratellino, non vuole. Non vuole? Non vuole, ha paura. Paura di lavare. Sì. Vieni, è l'acqua, vuoi vedere? No. Non vuoi toccarla? No. Non vuoi toccare l'acqua? Acqua. L'acqua è bella, lo c'è, è mio amico. Acqua. È vero? Vuoi toccarla? Vuoi toccarla, Dylan? No, super malissimo, che gli sta? Vieni, Cino. No, non vuole, ha paura. Paura di là. Sì. Sì, allora qua l'ombrellone lo prendono i miei nonni se state, quindi è una cosa. Guarda Dylan, guarda Dylan. È riuscito. Bravo. Wow, Dylan. Bravissimo, che coraggioso. Bravo Dylan. No, il petrolio. Eh? Il petrolio. Ah, si può dare più bravo che lo trovi. Bravo Dylan, super bravo. Mi mancano già e lo metto con il carrettino. Mattia si è caduto in acqua, si è bagnato tutta la maglia. Mia mamma ormai si è abbronzata, guardatela, c'è. Intanto togli maglia, ok, togli maglia. Sono anche gli altri, però quella è bella. Quella è bella, perché c'è anche qua in città. Io ho pagato l'abbonamento 300 qualcosa di 4 mesi, quasi 400. Bagnali un po' la schiena. Però adesso guardate quello là. Oggi è il 13 aprile 2024 e Mattia si è fatto il suo primo bagno. Dylan invece è un po' più scipone, non vuole, si è già bagnato troppo. Ciao Mati! Primo bagno fatto, ora l'ho cambiato tutto quanto perché stava congelando e adesso siamo venuti in questo mini parchetto, appunto, dove ci sono tutti i giochi per i bimbi in spiaggia. Dylan invece ancora non vuole cambiarsi. Vuoi entrare? Dai, vieni. Sento uno shock. Sì. Però da lì è diventata famosa, mia figlia. Sì, perché poi ha fatto anche in giornata al mare finita, ora lasciamo un po' le cose bagnate qui. Li ho cambiati, c'ho i bimbi. No, Mati, sali che andiamo a prendere il gelato. Il ghiacciolo, sali amore. Sali, l'ho cambiato già lui, scarpine messe. Anche il Cino già cambiato, la figlia un po' bagnata. Poi la Viola gli ha fatto anche le trecce. Siamo fermati a prendere i palloncini adesso. Perché prima tutti per fare la già ha fatto cadere. Hanno preso caramelle, ghiacciolo, patatine, caramelle. Sono molto buoni sui gelati. Sono buonissime, noi siamo gelatere. Dopo mille giri per trovare un ghiacciolo che alla fine non abbiamo trovato, ogni volta che cerchiamo i ghiaccioli non ci sono da nessuna parte. Dylan ha sclerato come non avete idea e alla fine si è addormentato. Eccolo qua, è stanchissimo. Con la voglia. Invece qua c'è Mati. Ciao Mati, come stai, Venne? E poi sono riuscita a trovare una cover per questo telefono e dopo ve la faccio vedere. E ho messo anche la pellicola, quella lì, come si chiama? Privacy, bello. Eccoli qua. Stiamo andando in macchina adesso. Mi ha preso anche il gelatino prima in questo barettino. E andiamo. Ci siamo fermati un attimino a Lidl. Infatti Dylan è venuto qua davanti con me, colato tutta la mascara, ottimo. Ecco qua Dylan. Che... No. È da stamattina che fa... così con gli occhi. Alla mattina pensavo che fosse perché si era svegliato e magari avesse sonno. Poi dopo siamo usciti, continuava a far così e ho detto boh, magari è il sole, perché anche me dà un botto fastidio il sole. Però dopo ha continuato a farlo tutto il tempo, ha iniziato ad avere, a piangere un botto, ma tantissimo. E allora gli ho preso delle goccine in farmacia e adesso, ora gliele ho messe, spero che l'aiuti, non... farò fare anche una visita oculistica, non lo so. E comunque tra un po' anche la visita quella generale dei 2 anni, quindi dai, vedremo. Dio, però che non devo usare gli occhiali per lui, dico, però. Magari qualcosa degli occhietti, però congiuntivite non ne ha, perché non, cioè, sono proprio sani. Sento un fastidio negli occhietti. Ho preso anche a Dylan un cappellino di Binge, che a entrambi piacciono. Questo è di Dylan e questo di Mati. Vuoi mettere questo?
Metti, eccoci qua. Io se lo posso anche scambiare se voglio. Prima giornata andata. Ci si vede domani che si va in chiesa. Buongiorno! Buongiorno cinesini! Il sorriso di Dila. Guarda che belli i miei cucciolini che andiamo in chiesa. Fammi vedere, Mati. Mati, chiudi la porta. Chiudi, chiudi. Buongiorno people, è la mattina dopo e stiamo andando in chiesa. Guardate come siamo belli incamiciati, io ho messo il vestito, anche Mati ha messo la camicia, ve l'ho fatto già vedere prima. Adesso andiamo e oggi è una bellissima giornata. Guardate che bella la mia mamma e la Titi invece. Ciao Mati. Ciao papà. Ah, sei lì? Sì. E il fratellino dov'è? Eccolo! Siamo arrivati a casa, è caldissimo, la crinia che sento questa toppina che tra l'altro era mia, l'avevo dato lei perché non mi stava, e i pantaloncini che avevo detto, ecco, che avrei portato qua. E togliamo quella camicia che è calda? Togliamo questa che fa caldo? No, sei sicuro? Quando tiene una cosa non la vuole più togliere. Comunque mia mamma sta salendo con Dylan. Cosa stai mangiando, Mati? Come si chiamano quelle? L'agole. Guarda, abbiamo beccato proprio il momento del pasticcio. Dylan invece sta mangiando lo yogurt. Vero Dylan? No? Sì? Le uova. Questa è uova Dylan. Sì. Marisol. Linda! Felipe! Di Felipe! Ai! Come che? Guarda! Oi, che bravo! La sta riempiendo! Amo! Guarda! Miam miam! Te la dà il bebè! Ai, zia, cos'è che mi dai? Amo! Guarda che Dylan ti dà la pasta. Che bravi. Una bella pasta fredda oggi. E poi si va subito, ma proprio subito, in spiaggia. Mare. Guarda questa. Sei proprio rispettoso, posso dire. Rispettoso con la sua mamma. Ah, grazie, io mi sono cercato l'ombra. Siamo arrivati al mare, ragazzi. Oggi c'è un pochino più vento di ieri. Dimmi amore, te lo metto bene? A ver, aspetta, te lo giro tutto. Eccoci fatto. Arrivati, oggi però c'è più vento di ieri. Infatti non volevo. Siamo arrivati al mare. Dov'è il mio nanetto? Eccolo lì, bellissimo. Ci stiamo avvicinando di più. Arriva perché Mati e la Sede sono qua. Abbiamo lasciato là dietro i passaggini sperando che nessuno ci rubi niente. Addio, il muoio. Muovetevi, modelle. Mattias, sei bagnato tutto, fa freddo! Diglielo! Dylan! Momento merenda, ci siamo fermati in questa gelateria e adesso stiamo per ordinare. Sono tutti i pupetti qua, il quattrio. Sì. Guarda che bella voce che c'è qui. Dire che con queste fake stanno facendo cibo per farsi ingrassare. Vai via, Yusin. Vieni che mangiamo sano. Ma in realtà è stata la tua l'idea. Ma tu l'ho fatta. No, è stata tua. T'avevi detto empanate verde. Che cosa ceniamo stasera? Cosa mangerà la Yusin? Siamo veramente a dieta, ma qui come sapete già, questa è la storia di sempre. Ma
Mi sedile anche saluta a tutti che stiamo andando a casa. Sto salutando mia sorella, la nonna, mio padre. Sono arrivata a casa, sono quasi le 11:30, sono esausta. Devo sistemare tutti questi borsoni che sono qua perché i bimbi sono andati al mare, siamo andati al mare tutti quanti. Ci sono un sacco di vestiti e mi devo fare la doccia. Oh mio Dio. Non so se è il mascara colato o se sono occhiaie o se è una mischia, ma c'è anche il mascara. Sono esausta. Quindi niente, spero tanto che questo vlog vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto un po' di compagnia per qualsiasi domanda. Lo sapete già nei commenti di Instagram che vi lascio qui e che ci vediamo.